Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi per me è una giornata un po' particolare perché è il mio compleanno, quindi ho deciso di fare una torta, di decorarla e di condividere con voi la realizzazione di questa torta. Però per darvi gli ingredienti pensavo di indossare questo cappello che tutti gli anni al mio compleanno spunta fuori, io non mi ricordo assolutamente dove l'ho preso, però siccome ce l'ho, io il giorno del mio compleanno lo indosso. Di solito per fare la foto di rito con la torta, ma questa volta lo indosserò in questo video. Io ho realizzato questa torta in un modo molto semplice perché ha una base di pan di Spagna, poi è ricoperta di cioccolato, ho messo delle mandorle tostate e ho utilizzato della pasta di zucchero, quindi è molto molto semplice. Però mi faceva piacere appunto condividerla con voi. La base di pan di Spagna l'ho realizzata con 100 g di farina, 125 g di zucchero, 4 uova e aroma al liquore. Io ho utilizzato il rum, ma potete utilizzare il liquore che volete oppure non utilizzarlo se non vi piace. Poi ho utilizzato del cioccolato che ho fatto fondere per andare a ricoprire tutta la superficie, mandorle tostate tritate. Pasta di zucchero e decorazione di zucchero a piacere. Io ho utilizzato dei fiori, ma potete utilizzare comunque quelli che volete. Vi lascio al tutorial e ci vediamo dopo. La prima cosa da fare è il pan di Spagna che andremo a realizzare con 100 g di farina, 150 g di zucchero, 4 uova che dovremo poi dividere in tuorli e albumi e una fialetta di rum, di aroma al rum. Dunque, la prima cosa è andare ad unire lo zucchero ai quattro tuorli dell'uovo. Quindi io andrò a suddividere bianchi e rossi. Metterò i tuorli insieme allo zucchero e i bianchi li lascio di qua. Mettiamo i bianchi dell'uovo da parte e andiamo a mescolare i rossi dell'uovo insieme allo zucchero con un cucchiaio di legno. Dobbiamo ottenere una crema molto soffice. Ecco, adesso che abbiamo ottenuto una crema soffice, la lasciamo un momento da parte e andiamo a montare con una frusta elettrica i bianchi dell'uovo. Una volta montati gli albumi a neve, li mettiamo di nuovo da parte perché dovremo andare ad aggiungere a questa crema di rossi d'uovo e zucchero la farina e poi lentamente andremo ad aggiungere il bianco dell'uovo. Quindi molto lentamente andiamo ad aggiungere un po' di farina e mescoliamo sempre con un cucchiaio di legno. E poi aggiungiamo il bianco dell'uovo un po' alla volta, facendo attenzione che non si smonti, quindi lo prendiamo da sotto. E andiamo a mescolarlo insieme. Deve essere molto spumoso. Spero che si veda dalla telecamera, ma è molto spumoso questo impasto. Vedete, dovete ottenere una cosa di questo genere. Una volta ottenuto, lo andate a trasferire nel tegame. Adesso andate a mettere l'aroma al rum sopra, così. Adesso andate a mettere in forno a temperatura media, quindi io ho messo più o meno un 160 gradi all'incirca, per circa 40 minuti. Adesso che il pan di Spagna è pronto, dobbiamo tagliarlo a metà e andare a mettere in mezzo la marmellata. Una volta tagliato a metà, io andrò a mettere della marmellata di amarene, ma voi potete scegliere il gusto che ovviamente vi piace di più. Potete anche mettere della crema pasticcera se volete o della Nutella. Una volta messa la marmellata di amarene, andate a riposizionare sopra la parte che avevate tagliato, in questo modo. Adesso io andrò a mettere sulla superficie del cioccolato fuso, quindi ho fatto sciogliere semplicemente del cioccolato nel microonde, questo cioccolato al latte, e andrò a metterlo sulla superficie della torta. Sul bordo della torta andrò a mettere delle mandorle tritate come queste. Se non vi piacciono le mandorle potete mettere anche le noccioline, io ho scelto le mandorle perché mi piacciono di più.
e andrò a metterle sul bordo della torta. Adesso le mandorle, tanto per dare una continuità, andrò a metterle anche sul bordo esterno, quindi sulla superficie, ma solo sul bordo, quindi fate delicatamente. Adesso che ho messo tutte le mandorle intorno, vado a fare una decorazione con dei fiori. Io ho trovato questi fiori di marshmallow. Io non è che adoro tanto i marshmallow, però questi qua mi sembravano molto decorativi da mettere sulla torta. Quindi vado semplicemente a posizionarli in modo da creare un motivo di questo genere. Così, in modo da avere proprio il fiorellino in questo modo, e poi di qua vado ad aggiungere una scritta. In questa parte aggiungerò una scritta fatta con la pasta di zucchero, scriverò semplicemente auguri. Questa è la mia torta di compleanno. Ho messo le mandorle tritate, la scritta auguri, ho messo questi fiori decorativi e direi che insomma è una torta molto semplice, ma per il mio compleanno, che ormai ho 39 anni, basta e avanza. Questo è il risultato finale, questa è la torta, quindi come avete visto l'ho decorata in un modo molto molto semplice, quindi vi do appuntamento al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi mando un bacio enorme.